L'avventura dell'ENS nasce oltre 30 anni fa e nasce grazie all'iniziativa pionieristica di alcuni dei nostri grandi professori di chimica e di fisica presso l'Università di Firenze, Schettino, Querzoli, Califano, Arecchi, Colocci, che insieme al professor Blasi si recano a Roma per sponsorizzare l'idea di una iniziativa scientifica che crei un laboratorio in grado di sfruttare una delle grandi scoperte per lo studio della materia, cioè il laser. Dopo una serie di iniziative nasce grazie alla promozione a livello parlamentare di una legge ad hoc il Laboratorio Europeo per la Spettroscopia Non Lineare e nasce fin da subito con questa impronta, l'impronta di un laboratorio interdisciplinare, internazionale, il cui consiglio direttivo fosse formato anche da studiosi stranieri di chiara fama. E nasce con l'idea di non avere personale proprio, ma di essere il luogo dove giovani, giovani ricercatori, sono in grado di promuovere le loro idee, di formarsi alla ricerca indipendente e di muoversi poi verso le altre istituzioni, portando queste ricerche, queste scoperte in tutto il territorio nazionale ed oltre. Questa impronta interdisciplinare, internazionale, interistituzionale è l'impronta che ancora oggi caratterizza il LENS, il Laboratorio Europeo per la Spettroscopia Non Lineare. Quello delle scienze e delle tecnologie quantistiche è un settore di ricerca di frontiera che ha l'obiettivo di sfruttare le proprietà della meccanica quantistica per sviluppare nuove tecnologie in grado di rivoluzionare in numerosi aspetti la vita quotidiana di tutti noi. Come è noto, siamo di fronte a una seconda rivoluzione quantistica, come già avvenuto in passato con i transistor e con i laser. Il LENS contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo di questo settore fin dalla sua fondazione, mantenendo tutt'oggi un ruolo di primo piano nello scenario internazionale. Il mondo microscopico di atomi, ioni e molecole è un mondo quantistico, che come si può immaginare è ben diverso da quello di cui noi facciamo esperienza quotidianamente. Una delle proprietà più interessanti di questi oggetti è che, ad esempio, se dividiamo lo spazio con una barriera, un atomo potrà stare a sinistra e a destra della barriera contemporaneamente, ovvero potrà stare in uno stato di sovrapposizione quantistica che è lo stesso che rende il famoso gatto di Schrödinger sia vivo che morto allo stesso tempo. Qui al LENS utilizziamo questa ed altre proprietà quantistiche di atomi, ioni e molecole che raffreddiamo con la luce laser e intrappoliamo in strutture cristalline o addirittura più complesse per sviluppare nuove tecnologie con applicazioni in numerosi campi. In alcuni laboratori questi sistemi vengono utilizzati per creare dei sensori che riescono a misurare delle forze come la forza di gravità o dei campi elettrici e magnetici con una precisione addirittura più alta di quella dei più sofisticati strumenti classici. In altri, gli atomi vengono intrappolati in delle complesse strutture realizzate con la luce laser per simulare in modo controllato il funzionamento di alcuni sistemi diversi che sono difficilmente accessibili a livello microscopico. Ad esempio, proprio in questo laboratorio siamo in grado di realizzare dei fluidi quantistici che scorrono senza attrito e simulano il moto degli elettroni all'interno di un superconduttore. Questo tipo di studi è fondamentale per la comprensione e la realizzazione di nuovi tipi di superconduttori, che sono quindi dei materiali in grado di trasportare la corrente elettrica senza dissipare energia. Infine, al LENS studiamo come utilizzare gli atomi, gli ioni e le molecole per realizzare dei qubit, che sono i mattoncini che stanno alla base della realizzazione dei computer quantistici. A differenza dei bit classici 0 e 1, i qubit possono occupare uno stato di 0 e 1 contemporaneamente per il principio di sovrapposizione quantistica. E questa è una proprietà in grado di rivoluzionare completamente il settore dell'informatica. Qui al LENS non ci concentriamo solo su atomi e molecole, ma studiamo anche la luce e le sue proprietà più esotiche, come ad esempio la sua doppia natura. La luce, infatti, può essere considerata sia onda, come ad esempio le onde radio, ma anche come particella, detta fotone. In alcuni dei nostri esperimenti riusciamo ad isolare delle singole molecole organiche e farle funzionare come dei singoli emettitori di fotoni, un po' come se fossero delle lampadine quantistiche. In altri esperimenti ci concentriamo sullo studio della luce, sia quando
si comporta a livello del singolo fotone che quando coinvolge più particelle. In questo modo andiamo proprio a studiare il confine che c'è tra mondo microscopico quantistico e mondo macroscopico e classico. Le nostre ricerche qui a LENS non interessano però solamente la ricerca di base, ma anche interessi e applicazioni concrete, come ad esempio nel campo della crittografia e della comunicazione quantistica. In particolar modo, i fotoni sono i messaggeri per eccellenza delle informazioni e nei nostri laboratori ci occupiamo di studiare dei nuovi protocolli di crittografia quantistica, che è una nuova tecnica di crittografia che consente lo scambio di informazioni e l'invio di informazioni in maniera del tutto sicura, proprio perché basata sui postulati della meccanica quantistica. In altri laboratori del LENS sfruttiamo l'interazione tra radiazione e materia per andare a incrementare la precisione di misure spettroscopiche, in particolar modo spettroscopia nell'infrarosso e nel terahertz. In questi esperimenti, come sorgente di luce, andiamo ad utilizzare particolari laser, detti laser a cascata quantica, che sono particolarmente interessanti perché in grado di produrre degli stati di luce che hanno delle interessantissime proprietà di correlazioni quantistiche. Il loro funzionamento viene proprio studiato con esperimenti di atomi e luce, in modo da capire come fare per produrne di più efficienti e più potenti. L'area di materiali fotonici del LENS si occupa dell'interazione tra luce e materiali, partendo dallo studio, anche in condizioni estreme, di molecole semplici fino ad arrivare a strutture più complesse. Sia le tecnologie che i materiali fotonici sono dunque la chiave per risolvere problemi fondamentali di fisica e di scienza dei materiali, che sono alla base di nuove soluzioni ecosostenibili come il fotovoltaico, l'illuminazione e le comunicazioni ad elevata sicurezza. Dalla sua nascita il LENS riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo settore. Il LENS è una delle pochissime strutture in Italia in cui è possibile studiare le proprietà fisiche e soprattutto la reattività chimica di sistemi molecolari in condizioni estreme di pressione e temperatura, condizioni che possono apparire decisamente esotiche, ma in realtà sono molto comuni nel nostro universo. Le pressioni e le temperature accessibili sperimentalmente in questo laboratorio coprono un ampio intervallo di valori che si ritrovano in molti corpi del Sistema Solare e anche all'interno del nostro pianeta. Quello che accade in un esperimento di alta pressione è che atomi e molecole vengono forzati ad avvicinarsi tra loro e quindi ad interagire molto più fortemente di quanto avvenga in condizioni atmosferiche. Questo tipo di studi ha grande importanza per la geofisica, per l'ambito dell'astrochimica e anche e soprattutto per la sintesi di nuovi materiali. Un altro tema cardine della nostra area riguarda lo studio dei cosiddetti materiali soffici, di fondamentale importanza per la biomedicina e per l'industria alimentare. Esempi naturali di questi materiali soffici possono essere le fibrille amiloidi, che sono dei polimeri in grado di autoassemblarsi ed hanno una grande importanza nello sviluppo di malattie degenerative come l'Alzheimer o anche di malattie metaboliche come il diabete di tipo 2. Infine, per studiare i cambiamenti strutturali di singole molecole sono necessari impulsi laser molto più brevi, nell'ordine dei femtosecondi. Molte molecole sono infatti in grado di modificare la propria struttura interagendo con la luce e questo le rende estremamente interessanti dal punto di vista delle applicazioni optomeccaniche o elettroniche. Le strutture che si formano possono avere delle proprietà chimico-fisiche molto diverse e comunque controllabili, il che le rende interessanti nell'ambito di applicazioni per terapie fotodinamiche o anche nel fotovoltaico. Nei nostri laboratori studiamo come la luce si propaga in mezzi micro e nanostrutturati sulle scale del picosecondo, come se fosse un filmato a rallentatore. I materiali che studiamo sono in grado di diffondere, di intrappolare o di amplificare la luce in maniera straordinariamente efficiente per applicazioni green ed ecosostenibili. Tra i materiali studiati ci sono i cristalli liquidi elastomerici, in grado di incontrarsi se illuminati e si rilassano al buio. Trovano applicazione nella microrobotica e nell'ingegneria dei tessuti. Abbiamo realizzato un microrobot in grado di camminare e acchiappare oggetti più piccoli di un decimo di millimetro. Dall'unione dei materiali fotoresponsivi e strutture disordinate studiamo le funzioni fisiche non clonabili per crittografia. Essi hanno un livello di sicurezza dato proprio dall'interazione della luce con la struttura complessa dei materiali. La Cyber Physical Security consentirà così di raggiungere un grado di sicurezza nei protocolli di comunicazione e autenticazione mai raggiunto in precedenza.
Sempre in materia di sicurezza, qui si studiano i mattoni fondamentali delle tecnologie quantistiche, come i circuiti fotonici, analogo ottico del circuito elettronico, e i quantum dot, cristalli più piccoli di un milionesimo di millimetro che emettono un singolo fotone quando ricevono un segnale elettrico o ottico. Tra i materiali innovativi con cui sviluppiamo queste tecnologie ci sono le perossiti, un'ampia classe di semiconduttori con le quali si possono realizzare dei LED, delle celle fotovoltaiche e delle sorgenti di singolo fotone. L'area di biofotonica si occupa dello sviluppo di tecnologie ottiche innovative applicate alla comprensione dei sistemi biologici da un punto di vista strutturale, chimico e funzionale. I ricercatori dell'ENS, provenienti da vari ambiti disciplinari, hanno ideato e costruito apparati sperimentali basati su più recenti risultati nel campo della microscopia e della spettroscopia. La concentrazione in questi laboratori di tecnologie così diverse tra loro, ma così ben integrate, fa di quest'area di ricerca una realtà unica nel settore della biofotonica nello scenario internazionale. Nei nostri laboratori sviluppiamo microscopi ad alta risoluzione come il microscopio a due fotoni o il microscopio a foglio di luce. Queste tecniche ci consentono di ricostruire un'immagine tridimensionale di campioni biologici di grandi dimensioni dopo averli resi completamente trasparenti tramite appositi protocolli biochimici. Ad esempio è possibile acquisire la tomografia di un intero organo come un intero cervello di topo che è circa un centimetro cubo di volume, un intero cuore di topo, porzioni di corteccia cerebrale umana o tessuti cardiaci provenienti da biopsie. Combinando la microscopia con la stimolazione ottica possiamo effettuare studi funzionali su organi intatti e spiantati, come ad esempio il cuore del topo, o possiamo effettuare misure su animali vivi, che sono tipicamente il comune topo di campagna o una larva di pesce zebra. Eseguiamo le misure sia in condizioni fisiologiche, quindi studiando circuiti neurali che si attivano in corrispondenza di determinati comportamenti, o studiamo la sincronizzazione dei segnali elettrici nel battito cardiaco, ma anche in condizioni patologiche, come durante un attacco ischemico o epilettico. Utilizzando infine tecniche di microscopia di super risoluzione, riusciamo a seguire una singola molecola all'interno di una cellula vivente e a visualizzare strutture subcellulari al di sotto del limite di risoluzione ottico, quindi su una scala fino a pochi anni fa inaccessibile con tecniche di microscopia tradizionale. Utilizzando poi il laser come se fosse una pinzetta ottica, possiamo manipolare le singole molecole e studiare l'interazione proteina-proteina proprio a livello di singola molecola. E questo ci consente di studiare le basi molecolari di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, metaboliche come l'arteriosclerosi o patologie cardiache o genetiche. Per quanto riguarda l'applicazione della spettroscopia allo studio dei campioni biologici, i nostri apparati rilevano le variazioni della luce emesse da una sorgente a seguito della sua interazione con la materia a livello atomico-molecolare. In particolare, la luce assorbita, diffusa o riflessa contiene le informazioni sulla composizione chimica del campione analizzato. Sfruttando questi fenomeni, abbiamo ottimizzato tecniche di indagine con applicazione nell'ambito della diagnostica, in quanto la risposta ottica del tessuto biologico varia in base alla sua natura e al suo stato di salute. Ad esempio, abbiamo sviluppato sistemi a fibra ottica altamente compatti che combinano la spettroscopia di fluorescenza con le spettroscopie Raman e di riflettanza. La combinazione di più tecniche rende più accurata la diagnosi ed è stata validata attualmente su biopsie di cervello, di esofago e di vescica per distinguere tra tumori e displasie e permettendoci anche di identificare la porzione di tessuto affetta dalla patologia. Recentemente lavoriamo anche all'integrazione di tali sistemi in dispositivi che permettono l'analisi dei fluidi biologici per identificare la presenza di marcatori patologici catturati selettivamente da nanoparticelle di oro, come dimostrato con il fluido cerebrospinale per la diagnosi precoce dell'Alzheimer. Infine, tali sistemi possono essere integrati con tecniche di microscopia per lo studio correlato tra composizione, struttura e proprietà meccaniche e si propongono come supporto alle tradizionali tecniche di indagine adottate in ambito clinico-diagnostico, biologico e dell'ingegneria dei tessuti.